Ancora un record per il Calcit, quella 3 giorni di solidarietà per il Comitato e con il Comitato all'Arezzo Fiere Congressi. Ecco, com'è andata? Ma direi che è andata bene, prima di tutto dal punto di vista, diciamo così, del coinvolgimento dei ragazzi, della città, delle associazioni di volontariato, delle scuole di ballo, di musica. E poi ovviamente anche dal punto di vista della raccolta fondi, perché 28.000 euro penso che siano un po' di più dell'anno scorso e comunque è sempre una bella cifra. Ecco, solidarietà, ma anche danza e intrattenimento, ovviamente il mercatino dei ragazzi con le scuole della provincia di Arezzo. Sì, perché questo è l'obiettivo primario, ovviamente non trascuriamo assolutamente la raccolta fondi, ma l'obiettivo primario di questo mercatino che abbiamo chiamato edizione speciale scuola è proprio questo, diciamo di dare spazio a quei valori di morali, civici, culturali, ecco, in modo da ricreare e non far dimenticare quelli che sono gli obiettivi e le fondamentali della nostra associazione. Ovviamente il ricavato andrà a favore del servizio scudo? Sì, in questo caso verrà destinato al servizio scudo, un servizio che, ripeto, costa 280.000 euro all'anno, è gratuito per i pazienti, perciò diciamo, intanto diciamo, quasi un mese e qualcosa è stato pagato.